Un'altra domenica impegnativa per i vigili del fuoco di Arezzo che sono intervenuti per ben due volte in sole 24 ore nella stessa zona a ridosso della città di Arezzo. Un incendio era infatti già divampato nella giornata di ieri in zona Ponte alla Nave, nella collina che si trova tra Sanzino e Agazzi. Nel pomeriggio un nuovo rogo, anzi due i fronti delle fiamme, uno più in alto e l'altro a ridosso di una proprietà privata. Le fiamme hanno superato anche la recinzione bruciando parte del bosco. L'allarme è scattato poco prima delle 14. Sul posto, vigili del fuoco, volontari della racchetta, uomini del comune di Arezzo e nel tardo pomeriggio è arrivato anche un Canadair. La preoccupazione maggiore ha riguardato un'abitazione a ridosso dell'incendio. Le squadre al lavoro hanno operato su più fronti per circoscrivere maggiormente l'area. Siamo più o meno sugli 8 ettari bruciato. Sta coordinando lo spegnimento il personale del Comune d'Arezzo, c'è una squadra del Comune d'Arezzo con una botte, una squadra dell'ANPAS di Monte San Savino, una squadra del VSA di Monte San Savino, due squadre della racchetta di Arezzo, il comando d'Arezzo dei Vigili del Fuoco. Poi ci sta avendo il supporto tecnico del Comune d'Arezzo per il vettovagliamento, quindi per il mangiare e il bere delle squadre che stanno operando. E in questo momento c'è anche il Canadair 12 che sta facendo degli sganci per tentare di contenere l'incendio in chioma. Siamo qua più o meno dalle 2, 2 e mezzo. E i vigili del fuoco di Arezzo sono stati impegnati in altri due fronti, uno a San Giovanni Valdarno, l'altro più importante vicino a Palazzo del Pero, dunque nella Val Tiberina toscana. Anche in questo caso sono stati fatti intervenire gli elicotteri.